Scicli, per il processo di sviluppo turistico che ha avuto, è veramente un unicum, diciamo, a livello regionale. Scicli ha una serie di, a Scicli puoi vivere una serie di esperienze nuove, ambientali, culturali. Questa unicità, questa specificità possono essere il nostro punto di forza. Si possono realizzare percorsi enogastronomici perché abbiamo prodotti di qualità, abbiamo operatori economici che fanno qualità, che hanno raggiunto un livello, diciamo, nella loro offerta veramente alta. Quindi quello che noi vogliamo promuovere a Scicli intanto è un nuovo modello di sviluppo turistico che sia ecosostenibile. Per questo abbiamo creato anche la consulta per lo sviluppo ecosostenibile, che mette insieme proprio diversi operatori economici, culturali, turistici, le associazioni, e questo ci permetterà di condividere questa strategia con loro. Nel breve termine, ovviamente, partiremo affrontando questa emergenza sanitaria ed in particolare puntando sulla pulizia del territorio, la sanificazione del litorale, delle coste, degli arenili e quindi cercando di monitorare gli accessi, perché così sarà, soprattutto nelle nostre splendide spiagge. Le misure che abbiamo previsto come amministrazione riguardano diversi step. C'è una parte che è per aiutare le imprese nell'esenzione di alcuni tributi, una parte per consentire il distanziamento sociale, quindi in particolare per bar e ristoranti, quindi aumentare dove è possibile il 50% per i dehors. Ma oltre a questo abbiamo previsto un budget proprio per una campagna di comunicazione che nel breve termine servirà a promuovere Scicli nella stagione estiva e quindi mettere in connessione, come dicevo, il comune con le strutture, con gli operatori e con i turisti. Promuovere il nostro mare, promuovere il territorio, promuovere il patrimonio architettonico e naturalistico. Un piano che nel lungo periodo ci permetta di continuare questa promozione offrendo servizi sempre migliori e con la possibilità di avviare anche collaborazioni con altri comuni, creare dei collegamenti, avere una mobilità diversa e che quindi ci possa permettere di fruire del territorio in inverno, ovviamente anche in maniera diversa.